Ed ecco a voi il mio ultimo acquisto, un Tektron KT120, che come si può dedurre dal nome, monta delle KT120. È un amplificatore realizzato in Italia, in Sicilia esattamente. Qua potete vedere nel dettaglio le valvole finali, il trasformatore di alimentazione, l'induttanza di filtro e i due trasformatori finali adattatori di impedenza. E ora diamo un'occhiata alla parte posteriore. Si nota la presa di corrente, i due connettori RCA e due robusti connettori per collegare le casse per ogni canale. Come notate, il mobile è stato realizzato in legno. La parte superiore è in ottone, abbastanza spesso, quindi abbastanza rigido. Si notano anche i gap nei trasformatori finali adattatori di impedenza che servono per ridurre il flusso magnetico ed evitare la saturazione del nucleo. Direi che è un amplificatore che visivamente è ben fatto e pregevole. Adesso andiamo a smontarlo e vediamo come è fatto dentro. Per illustrarvi l'interno utilizzerò questa foto che ho poi pubblicato sul mio sito. Come vedete l'interno è abbastanza povero, la realizzazione è assolutamente artigianale. E si notano le due resistenze, eccole qua ingrandite, le resistenze catodiche per la polarizzazione della griglia di controllo delle finali, che sono di notevole potenza, 50 watt e 180 ohm. Queste poi le ho misurate con il termografo e ho visto che una era particolarmente calda. È dovuto al fatto che è stata fissata con del silicone e non vi è trasmissione di calore fra il resistore e la parte in ottone, quindi non dissipa bene. Poi possiamo notare i condensatori di accoppiamento che sono pregevoli invece. E sono dei Jensen Audio Silver ZK che vanno benissimo e sono anche abbondantemente sovradimensionati come tensione di funzionamento e capacità. Quindi questo qui è un lato positivo. Qua vediamo la sezione di alimentazione che è veramente fatta male. Cioè, questo è collante. E sotto c'è un supporto a cui sono agganciate le fascette e il tutto è tenuto insieme da fascette e adesivo. Questo è lo schema elettrico dell'amplificatore. L'ho ricostruito partendo dall'amplificatore stesso perché l'avevo chiesto al produttore ma non me l'ha mai dato. Ho cercato anche su internet ma non è disponibile su nessun sito. Qua possiamo vedere la valvola d'ingresso. Un preamplificatore classico che con tanto di condensatore di bypass sulla resistenza catodica e queste sono le tensioni di polarizzazione che ho rilevato con il tester e viene usata solo una sezione di questo doppio triodo, l'altra sezione non è utilizzata. Questa invece è la KT120, la valvola finale di potenza collegata in modalità triodo e poi collegato al trasformatore finale, adattatore di impedenza. L'alimentazione è quanto di più semplice si possa essere. C'è un ponte di diodi allo stato solido, poi c'è il primo condensatore e l'induttanza di filtro, il secondo condensatore, poi una resistenza e il terzo condensatore. Queste sono le tensioni rilevate, abbastanza alte ma non altissime. E mi aspettavo qualcosa di più per alimentare una valvola di questa potenza. Comunque lo schema diciamo che è assolutamente tradizionale, niente di che. Notiamo anche che è assolutamente assente l'anello di controreazione globale, quindi questo qui è un amplificatore senza controreazione. A questo punto facciamo un po' di misure. Per esempio questa è la misura della potenza massima in uscita a 1 kHz su un carico di 8 ohm. Abbiamo circa 9,46 watt di potenza in uscita e
diciamo che la potenza l'abbiamo misurata quando si presenta il primo clipping, su cui poi andremo a investigare. Questa è la distorsione armonica. Siamo a piena potenza su quasi il 6%. Poi ho eseguito la stessa prova con un carico da 4 ohm. La potenza dell'amplificatore è rimasta praticamente invariata. E qua, su un carico di 2 ohm, che ovviamente, come ci si può aspettare, la potenza è calata. Questo amplificatore, come dato di targa, è dato per un'impedenza da 4 a 8 ohm. Poi sono andato a misurare sull'uscita del preamplificatore il segnale e qua notiamo che il clipping è già presente qua e è dovuto al fatto che l'elongazione del segnale è talmente ampia che manda in conduzione la griglia di controllo della valvola finale di potenza. Questa poi è la distorsione di fase, che viene misurata tipicamente ai limiti della banda passante, quindi a 20 Hz e a 20 kHz. Come vediamo è abbastanza contenuta, quindi si potrebbe pensare anche di dotare questo applicatore di una controreazione globale, perché comunque non innesca oscillazioni o altri problemi. Poi abbiamo la risposta all'onda quadra. Come notiamo, abbiamo un'oscillazione smorzata sui fronti di salita e discesa e questa è la frequenza di risonanza del trasformatore, tipico. La misura della diafonia, come vedete, è molto buona, abbiamo una diafonia praticamente assente. Questa invece è una termografia dell'amplificatore. Qua abbiamo le valvole finali di potenza che scaldano abbastanza. Sono un po' tirate al collo e questo invece è quello che vi dicevo prima, la resistenza che tende a surriscaldare perché non ben collegata termicamente al telaio sottostante. Questa invece è l'altra resistenza che si mantiene abbastanza fredda. Cosa dire dopo averlo analizzato di questo amplificatore? Se lo guardate da fuori è perfetto. Esteticamente ha delle belle valvole, ha dei componenti comunque di peso, dei trasformatori che sono fatti bene da quello che si può vedere. Aprendolo arriva un po' di delusione. L'interno non è allineato con quello che è l'estetica esterna. È stato montato in modo abbastanza approssimativo e anche lo schema può essere migliorato. C'è una sezione del triodo preamplificatore che non è utilizzata e questo per me è una follia. Dovete comunque tenere presente che si tratta di un amplificatore che ha una decina d'anni. Forse è la prima serie di questi amplificatori, perché poi li hanno modificati aggiungendo un selettore degli ingressi e qualche altro dettaglio. Ma in definitiva anche esteticamente quelli nuovi sono praticamente uguali. Ha anche un bel costo, in funzione di quello mi aspettavo francamente di più. Diciamo che il costo adesso al 2022 si aggira sui 4.000 euro, che non sono proprio brustoline, e con un costo del genere si può prendere di meglio, secondo me. Per non eccedere nella lunghezza del video, questo lo termino qui. Nel prossimo video vi farò vedere le modifiche, le migliorie che ho fatto a questo amplificatore. Quindi, nel prossimo video ci divertiremo di più.